Hold up. Ma ben tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio della serie su Minecraft. Oggi ragazzi siamo al secondo episodio non in live, cioè siamo secondo episodio registrato ragazzi. Se vi ricordate in live ho fatto anche la mia culla personalizzata di Berta. Attenzione però, volevo farci un cartellino dedicato pure a me perché ragazzi non ci posso credere, ma un cartellino dedicato a me ci sta. Ci sta. Prima io farei... Aspetta. Ah, anche la spondina, eh. Allora. Ok. Io lo metterei innanzitutto uno là. Wow, figa, così ci sta. Uno, aspettate. Slash. La culla di Bert. No, non ci sta. La cool di Bert. Ha scritto un po' di merda, però chi se ne fotte. Non me ne frega lunghezza. Allora ragazzi, nello scorso episodio non mi ricordo cosa abbiamo fatto, però vi dico cosa abbiamo fatto in live. Allora, in live in pratica ragazzi avevamo portato un po' di roba in casa e avevamo iniziato a fare anche, diciamo, anche la casetta un po' più, diciamo, un pochino più decente, un pochino più bella. Ecco, l'avevamo iniziata, diciamo, a imbellire un pochetto mettendoci qua una specie di tettoia con le colonne rotonde, le ringhiere rotonde, eccetera. Poi ragazzi io direi di mettere questo qua che fa le cose rotonde all'incirca qua, perché tac, ok, perfetto. E direi di metterci anche tipo una ventina di blocchi. Poi le fornaci ragazzi, per quanto riguarda le fornaci faremo la mega fornace là, quindi in casa non ce ne dovrà essere, diciamo, nessuna, in poche parole. Però per ora ragazzi bisogna che le fornaci le metta su, perché se no senza fornaci non si fa niente. E io direi che dovrei prendere 1, 2, 3, 4 pezzi di carbone. Ok, vabbè, poi non mi importa come è il carbone ragazzi, che non so se devo cuocere qualcosa, se una bistecca. No, una costoletta. Prendiamo una rotten flash. Aspettate, opzioni difficile, ok, difficile. Allora ragazzi, io ho quasi finito la spada, perciò ce ne creiamo appunto un'altra in ferro. In ferro. Eccoci qua. Perché che cosa sarebbe? Ah, non lo so, non so. Vai, ci facciamo anche pure la spada in ferro ragazzi. E io direi di andare ad esplorare qualche cavernina se la troviamo ragazzi, ma non lo so. Anzi, io direi di andare un po' al giro per vedere se veramente sul serio stavolta troviamo qualcosa di diciamo serio, perché io devo trovare con la ramoscia al più presto dei diamanti ragazzi, perché scusate per questi lag, ma i fraps ormai il mio computerino non ce la fa più, vecchiotto, dovrei cambiarlo al più presto. Allora parliamo un po' di me, della mia crew. Allora in pratica ragazzi io, diciamo che ho tra virgolette una crew insieme a FNUT13, Taggi Junior e chiamiamolo così, e lo dai lo chiamiamo così, però non mi ricordo bene il suo nome, scusami però non me lo ricordo.
diciamo il suo vero nome su YouTube, EvyTube, ecco, EvyTube, EvyTube, che in pratica siamo nella nostra crew, e questa è la nostra crew. E in pratica, ragazzi, noi abbiamo deciso, forse più avanti, di farci delle magliette personalizzate che poi andremo a vendere, diciamo. Perciò ancora non le abbiamo fatte, cioè io la mia l'avrei già fatta, che la, diciamo, non è della crew, però è la mia, diciamo, personale, che ora vi, come posso dirvi, vi lascerò qualche immagine qua, diciamo. Eccole qua che appariranno. Non sono, secondo me, voi dite che non saranno un granché, ragazzi. Però diciamo che, appunto, speriamo che, cioè, vi piacciono, perché se no io, diciamo, che la posso anche vendere, però voi mi dovete dire dopo come la volete, cioè io ve la posso fare anche come la volete voi, solo che mi dovete dire dopo come la volete, e dopo io vi devo dire quanto spendete. Allora, ragazzi, comunque, vi ho già detto un po' di tutto. Ah, comunque, metto in canale in descrizione di Taiji Junior, EvyTube e FNUT13 qua in descrizione. Scusate, ragazzi, se sto andando al giro un po', però boh. Intanto bevo il mio succhino. Buono, buono. Allora, in pratica, ragazzi, ora noi dovremmo fare il nostro tetto. Allora, il tetto come lo possiamo fare? Fatemi pensare un pochetto. Vediamo se ci sono alcune forme, ragazzi, che mi possono piacere. Che mi possono piacere. Di tante belle cose non ci sono, purtroppo. Slab, questi sono, no? Ci sono degli slab. Allora, ragazzi, io direi che per ora il tetto lo possiamo fare. Lo possiamo fare con del semplice. Il tetto lo possiamo fare per ora di terra, dato che siamo talmente tanto poveri che non abbiamo i materiali. No, vabbè, ragazzi, allora no, il tetto ancora non lo facciamo, che è un pochino troppo presto, ragazzi, con calma si farà anche quello. Allora, me ne serve 1, 2, 3 per farmi l'ascia, e 1, 2 per farmi l'ascia, perché poi devo andare a scavare giù sottoterra. Ok, allora, le scale per andare giù io direi di farle più o meno qui, quindi questi due qui vanno portati via, anche questo. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, direi questo via. Ah, manche. Allora, facciamo una cosa. Le cose che non ci servono le possiamo già buttare via. In pratica qua, ma no, facciamo così, dai. Sì, in pratica dovrebbero andare giù tutte così, tutte giù di botto. Eccezionale. Anche qui, ragazzi, in teoria dovrebbe andare giù anche questa, se non sbaglio. E nel frammento tempo dovrebbero andare buttate giù anche queste. Allora, quante sono? Facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Ai 5 diciamo che possiamo girare. Quindi, una, questo, due. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 e 5, ragazzuoli. Siamo arrivati al quinto livello, abbiamo trovato anche del ferro, del carbone, ottimo. Che comunque, ragazzi, giù non so che cosa ci faremo, però non ho grandi, diciamo, progetti per il di sotto, ecco. Anzi, forse qualcosina ho,
Beh, si starà a vedere, ragazzi. Poi ovviamente non faremo solo, diciamo. Vabbè, non vi spoilerò niente, ragazzi, per ora. Diciamo che un po' di roba, ragazzi, in questo episodio si è fatta. Non è vero un cavolo, non si è fatto niente, si è andato un po' al giro e basta. E guardate quanta roba che ci sto trovando, un pochino troppo, ragazzi. Perché carbone ne ho veramente a volontà. E quindi, ragazzi, lo so che non vedete un accidente, però è lo stesso. No, in verità qualcosa YouTube dovrebbe farlo vedere, in teoria. Qualcosina, eh. In teoria qualcosina lo dovrebbe far vedere. Ecco. Aspettate, da dove sono venuto io? Teoria dal di qui, giusto? Yes. Quindi la possiamo anche chiudere. Evitiamo i vari commenti. Grazie. Va bene, ragazzi, dopo lì ci faremo qualcosina. E qui direi di tirar giù tutto. Perché ci verranno le scale di Papa. Del Papa. Allora teniamo giù tutto di uno. Oh yeah. Oh yeah. Qui in teoria dovrebbe venire giù di tutto, ragazzi. Tac 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 tac. Ah, poi volendo potrei, al posto di saltare, potrei metterci degli slabbetti, solo che dopo diventa un pochino un problema. Magari se faranno. Fatemi andare a vedere, magari, no? Se io inizio tipo a fare delle scalettine. 8 scale così, no? Come viene? Viene bello o brutto? Qui dopo un parolone, dovrei farlo un pochino diverso, ragazzi, un pochetto, non di più, mica tanto di più, diversino. Oh, dammi la mia cutuletta che muoio io qua tra un poco, ragazzi. Muoio, 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 non morire. Mi ha ridato un pelo di vita e poi faremo la farm automatica nel prossimo episodio. No, no, no. La farm... Sì, potrei farla anche quella, ragazzi. La farm automatica da mangiare, diciamo, del cibo, ecco. Tac, tac, tac. E poi tac, e tac. Eccoci, sì, ma dai, qui non mi importa niente. Qui può andare anche più che bene, appunto, così. Tanto, ragazzi, deve essere una scala questa molto semplice. 13 minuti. Direi che anche per questo video è tutto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un like. E ciao a tutti. E alla prossima. Ciao, ciao.